Amici nottambuli, ieri notte ho visto probabilmente uno dei titoli meno conosciuti di Terence Hill, sicuramente un film atipico per l'attore. Il film è E poi lo chiamarono Il Magnifico, uscito il 9 settembre 1972, e diretto da Enzo Barboni. È un western bizzarro, perché Terence qui fa praticamente un damerino e non sa menare, un ragazzo forse troppo ben educato per la vita del Far West. Si chiama Thomas Moore, vive in Inghilterra e parte per gli Stati Uniti per prendere possesso dell'eredità lasciatagli dal padre. Una volta nel West, verrà affidato agli amici di suo padre che avranno il compito di farlo diventare un vero uomo, uno con le palle. Il carattere di Thomas verrà messo alla prova dai duri del West, ad esempio Riccardo Pizzuti, come sempre l'antagonista. E Thomas dovrà prendere lezione dai tre amici del padre, lezioni di scazzottate, tiro a segno e così via. In questo film non c'è Bud Spencer, sostituito da Gregory Walcott, doppiato sempre da Glauco Onorato. Gli altri due compari sono interpretati da Harry Carey e Dominic Barto. Inutile dire che questi tre attori non hanno minimamente il carisma di Bud Spencer, e oltretutto Enzo Barboni fa una lunghissima descrizione dei tre nella prima mezz'ora del film, forse eccessiva per degli attori che devono rimpiazzare Bud. Ma è tutta l'operazione che non convince, perché effettivamente Terence come damerino non è credibile, e l'idea venne probabilmente rispolverata e rimodellata, sempre da Barboni, una decina d'anni dopo per Non c'è due senza quattro. Questa volta per la coppia, con un risultato migliore. C'erano anche lì due damerini, ma contrapposti a loro stessi in versione rozza. Il titolo del film sembra quasi indicare un terzo capitolo della serie dedicata a Trinità, ma in realtà è solo uno stratagemma per attirare gente al cinema. Alcuni attori sono gli stessi del secondo Trinità, praticamente con gli stessi ruoli, come Tony Norton o l'attrice Yanti Sommer, che come in quel film prenderà una cotta per Terence, e qui sarà contesa appunto tra Terence e Pizzuti. Insomma, Barboni tenta di percorrere una nuova via per il successo post-Trinità, ma l'impressione è che abbia preso la direzione sbagliata. L'idea giusta arriva lo stesso anno, grazie a Giuseppe Colizzi in Più Forti Ragazzi, che avrà il merito di inventare una storia moderna, adatta a Bud e Terence, e abbandonare il West ormai fuori moda. Quindi se vi aspettate i soliti film di scazzottate avventurose, qui forse rimarrete un po' delusi. Anche per questa volta è tutto, se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Sono il cinefilo notturno, non sono un esperto di cinema, ma uno che soffre di insonnia ed è costretto a vedere un film dopo l'altro. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!